Si è conclusa sabato la 15ª edizione del Festival di cortometraggi Corti da Sogni Antonio Ricci. 4 giorni che hanno portato al Teatro Rasi di Via di Roma molti ravvennati, ma soprattutto molti lavori cinematografici provenienti da tutto il mondo. Due gli eventi speciali dell'ultima giornata di proiezione: il caso cinematografico E fu sera e fu mattina di Emanuele Caruso, prodotto attraverso il crowdfunding e candidato al David di Donatello, e Dylan Dog, vittima degli eventi, fenomeno YouTube, di Claudio Di Biagio e Luca Vecchi, film sul celebre detective dell'occulto nato dopo la delusione subita all'uscita dell'opera hollywoodiana dedicata all'eroe creato da Tiziano Sclavi. Il bilancio è molto positivo per diversi motivi. Le novità che abbiamo introdotte sono state recepite molto bene dal pubblico, parlo ad esempio degli aperitivi, per la prima volta il festival è iniziato tutti i giorni dalle 18 proponendo degli eventi speciali. Questi eventi speciali sono andati molto bene, sono stati apprezzati. Parlo ad esempio dei corti di Buster Keaton, quindi una riscoperta del cinema d'autore di un tempo, passando poi addirittura invece a recuperare i servizi storici della Rai sui Rolling Stones e sui Beatles, accompagnati da una lezione di cinema molto bella e molto seguita di Maurizio Principato. Quindi questo è un primo fattore estremamente positivo per il nostro festival. L'altra nota che ci ha fatto molto piacere è la grande presenza di registi stranieri che ci hanno accompagnato in questi 4 giorni di festival, sono sempre stati in sala con noi e hanno indubbiamente contribuito a un ulteriore salto del festival per la dimensione internazionale che la manifestazione sta assumendo. Tra l'altro, questi contatti che stiamo prendendo in queste giornate di festival ci saranno anche molto utili in futuro per penetrare, diciamo così, ancora di più nei mercati europei, nei mercati internazionali del cortometraggio. Oggi pomeriggio, sabato, due eventi speciali. Innanzitutto la proiezione di un caso cinematografico, lo potremmo definire così, E fu sera e fu mattina. Un vero e proprio caso nazionale, tant'è che noi questo film l'abbiamo fermato diverso tempo fa e avremmo dovuto avere in sala anche il regista. Poi cos'è successo? È successo che proprio oggi c'è l'anteprima nazionale a Roma. Tra l'altro dopo la nostra proiezione c'è stata alle 17, l'anteprima c'è alla sera. Il regista ci ha informato di questo e insomma abbiamo capito che l'importanza insomma di un'anteprima romana di fronte a tutta la stampa nazionale era un'occasione imperdibile per questo regista. Abbiamo anche capito che insomma la scelta dell'evento speciale è andata nella direzione giusta, ci abbiamo visto giusto e questo film, averlo portato a Ravenna per primi e in anteprima, è per noi molto importante. Significa che gli eventi speciali possono rappresentare quel valore in più del festival, oltre a un concorso internazionale che sta andando sempre meglio, raccoglie sempre più lavori. Innanzitutto, come nasce il progetto di Dylan Dog? Se ho letto bene, nasce dalla delusione del film hollywoodiano. In teoria nasce da quello, nasce dalla passione verso il personaggio, nasce verso tutto il mondo del comic italiano, bonelliano. E io e Luca Vecchi, che è l'altro mio collaboratore, semplicemente abbiamo voluto realizzare, stiamo cercando di realizzare qualcosa che veramente sia nuovo e dia giustizia, renda giustizia a un personaggio come Dylan Dog, che in 30 anni di vita di fumetto non ne ha mai avuto una nell'audiovisivo. Fuori dall'Italia, la Marvel, la DC, insomma. Tutti quanti fanno dei grandi fumetti e poi dei grandi film sui fumetti, non vedo perché noi non possiamo provarci. Il crowdfunding è il futuro del cinema. In America hanno già prodotto, per esempio, il film di Veronica Mars. In Italia fa fatica a partire. Quando, secondo te, riusciremo ad avere un crowdfunding decente anche qui in Italia? Bah, secondo me altri 15 anni ci vogliono, nel senso che purtroppo l'Italia ha un problema proprio di paese. Beh, la testa dell'italiano è ferma alla paura di fare quel passetto in più di curiosità. Non c'è l'investimento, non c'è la curiosità da parte di nessuno. Quello che io adoro però di come facciamo le cose, insomma io e i miei collaboratori, tutti quelli che con me si buttano nei miei progetti, è che
un po' sti cazzi, nel senso che facciamo quello che dobbiamo fare perché ci piace farlo e perché non potremmo fare altre cose, non potremmo farlo altrimenti. Quindi è bello anche esprimere quello che si ha dentro nel modo più naturale che ti viene, quindi questo è. Video, film e YouTube, che cosa dire ai giovani che magari vedono in questo processo, questo approccio al mondo di internet, non un immediato anche guadagno, perché comunque bisogna anche parlare di questo? Io posso semplicemente dire che bisogna fare, bisogna investire soldi, bisogna investire tempo, bisogna farsi il culo ed è quello che personalmente sto facendo, tipo facendo 4 lavori, tutti nello stesso ambito ma insieme per portare a casa poi una totalità che mi permetta di vivere da solo, di avere la mia realtà. Quello che bisogna fare è fare, mettersi lì e capire che l'unico modo per imparare le cose è sbagliare, è avere intorno persone che ti possano insegnare tutto quello che non sai, riuscire a elaborare un percorso tale per cui riesci a capire effettivamente dove sta l'errore e dove sta la crescita. Quindi è importante buttarsi in mezzo a sto casino e cercare di trovare uno spazietto per fare un percorso. Federico Lega per Ravenna Web TV.